Buongiorno. Le persone che mi sono state più vicine sono state Ivan e mio papà, anche mia sorella Pira. Viene qui, mi aiuta. Pira, tu mi vai a comprare il mio latte. No, Nelly, che è dall'altra parte. Guarda, là di fronte ti viene. Qua, qua, questi. Prendi uno di vitello e uno di coniglio. Poi pallolini. Ah, papà ha detto prendi un pacco di bicchieri. Anche mio papà, tipo, quando io tipo, devo uscire, no. Prendo e... Glieli lascio un secondo a lui. A nonna! Oh, no, 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 Da quando sono arrivati i due bimbi, anche Ivan si è rimboccato le maniche per non far mancare niente alla famiglia che lui e Sofia stanno costruendo insieme. È cambiato molto il rapporto tra me e Ivan, perché prima stavamo sempre insieme e adesso invece... Lui lavora, io sto a casa, poi magari lui viene da lavorare, è stanco, va a letto. Noi siamo insieme il sabato e la domenica di più, perché lui non lavora e già stiamo insieme. Ivan è un papà affettuoso, quando viene da lavoro anche che è stanco, magari che Kevin gli tira la pallina che vuole giocare, fare dire lui gioca. Ancora Greta è piccolina, però quando viene magari la prende un po' in braccio, se la coccola. Non è un papà presente e non mi posso lamentare su questo. Io quando sono rimasta incinta di Kevin pensavo, e siccome era ancora piccola, pensavo ah ora rimango incinta, poi posso uscire, poi posso fare, invece no. La mia vita adesso è cambiata perché ci sono due bambini. È cambiata in meglio. Certo, non pensavo che era così complicato, perché è complicato. A 16 anni avere due bambini è molto pesante, però sono contenta di fare la mamma, sia a Kevin che a Greta. Fare la mamma però non è l'unico pensiero di Sofia. Tra tutti i suoi nuovi impegni, coltiva un sogno nel cassetto. Avevo la passione di fare la parrucchiera e l'estetista, tutte e due cose insieme, però purtroppo ancora non posso perché ancora loro sono piccoli. Quando loro avranno 3 anni che andranno all'asilo e cose, magari allora io cercherò di realizzare questo sogno. Ah, che bravo questo bimbo!